lanciato il rete e cor, la volata del gruppo. Thank you.
fatta, ho anticipato ai 700 metri, sono riuscito ad andare, ho visto che non c'era accordo, sono arrivato. Ti aspettavi di riuscire a vincere subito al primo colpo? No, non me l'aspettavo, però ho sentito che la gamba c'era, ho detto oggi è mia, non posso farmela rubare. Lorenzo Rota, una bellissima doppietta per voi della Unieuro, raccontaci questo finale davvero emozionante. Ma abbiamo messo davanti la squadra a tirare al penultimo giro, abbiamo fatto forte lo strappo, io e Ballerini, siamo rimasti davanti a un gruppetto, poi abbiamo sempre menato. Grazie. E poi niente, a 6 km dall'arrivo siamo rimasti in 7-8, ho attaccato io, poi mi ha ripreso e poi l'ultimo chilometro ho attaccato Ballerini, è sempre stato lì a ruota e poi qua in volata, insomma, primo e secondo, grandissima soddisfazione. Davide Martinelli, un terzo posto che forse ti lascia un po' di rammarico, perché qui siamo alla San Giro, tu sei bresciano, prima corsa dell'anno, immagino che ci tenevi tanto. Ci tenevo tantissimo, davvero, rammarico, hai detto giusto te. Non so che dire, davvero ho cercato di giocarmi al meglio le carte, ho avuto una grande squadra, Troia e Cima e prima tutti gli altri compagni hanno fatto un grande lavoro. Sono riuscito a chiudere sul gruppettino che si era formato a metà dell'ultimo giro, proprio sull'ultimo strappo. Forse con me era entrato un altro, ma credo pochi, quelli che erano davanti più o meno, forse un paio, oltre a me siamo rientrati e ci credevo davvero, ma so che quando sei il più veloce in un gruppetto difficilmente ti portano in volata, così è stato. Ero da solo, se ci fosse stato un compagno sarebbe cambiato un po' tutto. Però fatto sta che comunque i compagni quando ti aiutano prima non ci possono essere dopo, giustamente, perché non sono invincibili, anche se sono fortissimi davvero, abbiamo una grandissima squadra. C'è davvero rammarico, però ho cercato di fare il massimo, ho cercato di essere freddo nel finale e anche 500 di giocarmela nel migliore dei modi, chiudendo a metà e non giocando tutto per chiudere subito su Ballerini, rischiando magari che partisse un altro. Quindi ho rammarico per il risultato, ma non per come me la sono giocato, ho cercato di fare il massimo.